Buongiorno a tutti, vi parlo di dimagrire. Anzi, vi ringrazio perché questo numero di dimagrire che ne dico, la prendi il potassio e dimagrisci subito, ho avuto una risposta già nei primi giorni inimmaginabile, quindi vuol dire che il vostro interesse sta continuando a crescere e soprattutto su questo numero. Vi voglio parlare di una signora, Marta, 47 anni, la quale mi ha scritto un'email in cui dice: io sono una lettrice affezionata del vostro giornale e ho fatto qualche prova per dimagrire, ma non ci sono mai riuscita. Però continuavo a leggere, ogni mese continuavo a leggere. Leggevo per esempio che era meglio prendere certi cibi e non altri. Mi scrive, era meglio usare certe spezie e non altre, i minerali. E con interesse seguivo anche il discorso sulle calorie e il discorso sulle emozioni. Mi sono accorta che tutte le volte che mi arrabbiavo, per esempio, con mio marito, si sa che nei matrimoni si litiga, io finivo senza neanche accorgermene. Subito dopo, anziché sfogarmi, no? Anziché sfogarmi con lui e dirgliene quattro per tutte le cose che non mi andavano bene, finivo puntualmente per mettermi a tavola e mangiare, oppure mangiare un panino fuori pasto, oppure due. Era un'abitudine che avevo dentro di cui non mi accorgevo, a cui non facevo caso. Altre volte osservavo, perché l'ho letto sul vostro giornale, che tutte le volte che ero insicura, mi sentivo insicura per una decisione da prendere, finivo per mangiare qualcosa. Beh, io in questi anni, mi scrive questa signora, io in questi anni non sono mai, sì, ho provato qualche dieta 2 o 3 giorni, ma non sono mai dimagrita. Però leggevo, leggevo. E questo leggere mi coltivava la mente di interessi. In praticamente sono diventato una specialista del dimagrire, leggendo, rileggendo, finché un giorno, dottore, mi è scattato qualcosa. Mi sono detta: ma perché io mi devo arrabbiare così con mio marito? Perché devo tenere tutto dentro? E poi mi sono detta: sono troppo ordinata, la mia vita è troppo ordinata. Di punto in bianco, senza accorgermene, senza dirmi niente, senza fare alcuno sforzo, ho incominciato a vedere me che dimagrivo. Fa, lei non ci crederà, dottore, mi dice, e ho incominciato per esempio a colazione. Senza dirmi niente, a passare delle fette biscottate con un po' di marmellata e un caffè lungo, fine. Pranzo, senza obbligarmi, sentivo l'esigenza dell'insalata. E la sera mangiavo del pesce e non delle verdure. Qualche volta sostituivo un piatto con un po' di pasta, un po' di riso, insomma, facevo una dieta mediterranea, equilibrata, perfetta, riducendo i cibi senza neanche accorgermene. Sa cos'era cambiato? Il mio atteggiamento mentale. E sapete cosa mi ha scritto questa signora? Che bisogna avere con se stessi molta, molta, molta pazienza. Ecco, io penso che queste cose, io leggo tutte le mail che voi mi mandate, tutte le leggo. Ad alcune rispondo sul giornale, ad alcune rispondo personalmente e ad altre purtroppo non ho il tempo di rispondere, ma le leggo tutte. E questa signora ha dato un messaggio che io ritengo decisivo: bisogna avere molta, molta pazienza. Smetterla di colpevolizzarsi, di dirsi: ah, non ce l'ho fatta questo mese, ma ricordarsi che dentro di noi, da un momento all'altro, può scattare la forza dimagrante. C'è qualcosa che ci vuole magre, un'energia profonda legata alla nostra identità che ci vuole magre. Grazie a tutti.